Dal primo libro dei Re. In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere». Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: «Non temere, va a fare come hai detto. Prima però, prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra». Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Loda il Signore, anima mia. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Loda il Signore, anima mia. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Loda il Signore, anima mia. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Loda il Signore, anima mia. Dalla lettera agli Ebrei. Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Quel tempo Gesù nel tempio diceva alla folla: «Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti.
divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di questa domenica troviamo due realtà contrapposte. Da una parte scribi e farisei e dall'altra una povera vedova. Per Gesù queste due realtà sono le derive del cuore a cui noi tutti possiamo tendere. Il Vangelo esordisce con questa affermazione molto forte: guardatevi, cioè state attenti, e fino a qui tutto sembra logico, ma poi continua dicendo: non da coloro che commettono peccato, piuttosto da coloro che interpretano a proprio vantaggio la parola di Dio. Per Gesù c'è sempre il pericolo che nel parlare di Dio e su Dio si finisce per perdere Dio stesso. La religione corre sempre il rischio di degenerare quando si trasforma Dio in qualcosa da imparare a memoria. Noi abbiamo una grande grazia ad avere testi scritti, eppure Gesù non ha lasciato niente di scritto, perché per lui era più importante inviare uomini e donne a testimoniare con la vita. Un modo autentico per diffondere la verità di Dio è la persona stessa, come un libro aperto che non smette di crescere. Negli scribi e i farisei, Gesù denuncia la mancanza di un vero coinvolgimento, e quando la vita non parla, allora si finisce per illudersi con le cose esterne, pensando che siano efficaci. Il maestro ne cita alcuni: lunghe vesti, cioè l'apparenza più della sostanza, saluti in piazza, il riconoscimento della gente che indica il valore addirittura della vita, cioè non è più Dio a dirti chi sei, ma sono gli altri. I primi seggi nei banchetti e nelle sinagoghe, cioè la paura di non essere non più visti o di perdersi il meglio della vita. E poi l'ostentazione nella preghiera, cioè il bisogno di farsi vedere come gente perfetta e giusta. Guai se mostriamo qualche fragilità o qualche difetto. Tutte queste cose, possiamo dire, ci allontanano dalla vera fede. In tutto questo c'è una questione importante che Gesù cercava in tutti i modi di evitare. Non voleva che noi codificassimo la sua vita, cioè la rendessimo, potremmo dire, un insieme di regolette e di codici per poi pavoneggiarci perché le rispettiamo, ma in realtà voleva che noi vivessimo la sua stessa vita. Per questo a scribi e farisei Gesù indica come modello di vero discepolo la vedova del Tempio. Questa donna non mette tanto nelle offerte del Tempio, non fanno rumore i suoi pochi soldi, ma mette tutto quello che ha, e questo fa la differenza. La sua vita è nelle mani di Dio, uno schiaffo a una religiosità superficiale, incapace di spendersi totalmente e di mettere tutto in campo. Non c'è avventura più grande della fede, ma urge liberarsi da ogni paura di perdere ciò che veramente conta. Tutto quello che è nelle mani di Dio non andrà perduto, mentre tutto quello che cercheremo di difendere finirà perso. La fede di questa povera donna è di chi è libero ed è destinato a vedere grandi cose. Dunque, cari fratelli e sorelle, sia per noi questa vedova modello da seguire. Sia lodato Gesù Cristo.